parlerò del best practice del gruppo Intesa San Paolo, come diceva il dottor Scazzolchio, sull'alternanza scuola-lavoro già sperimentate e anche sull'alta formazione dei giovani, sia durante, diciamo, il percorso scolastico che post diploma. Ci siamo occupati da un po' di anni della formazione dei giovani, in particolare, come dicevo, della formazione anche del personale docente e del management scolastico. Questo a sostegno dell'innovazione dei contesti di istruzione e formazione che agiscono nel nostro Paese, utilizzando opportunità anche dell'Unione Europea con partenariati transnazione, alternanza scuola-lavoro, accompagnamento e orientamento al lavoro e creazione di impresa. Sarò velocissimo, molto sinteticamente passerò un po' in rassegna questi nostri interventi e questa nostra esperienza che ha avuto dei risultati anche occupazionali, come vedremo, per i ragazzi, soprattutto post diploma, ma è stato per noi un percorso che ci ha preparati a quello che oggi è l'alternanza scuola-lavoro e quindi ci rende disponibili a dare una mano su questo. Ne cito solo alcuni dei progetti che sono ovviamente correlati all'alternanza. Un progetto chiuso recentemente alla fine del 2015 era un programma Leonardo in un contesto transnazionale, pubblico-privato, perché ha interessato sia le scuole pubbliche in Italia che scuole private correlate alla Conferenza Episcopale in Italia, ma alle conferenze episcopali europee e alle organizzazioni educative ecclesiastiche europee. Qual era l'obiettivo di questo progetto? Il percorso era quello di trasferire un questionario per l'apprendimento, perché ovviamente, come diceva il professor Profumo, insegnare a imparare e imparare a imparare è, diciamo, l'essenziale nella istruzione e nell'educazione. Ma l'obiettivo era quello di contrastare la dispersione scolastica, intervenendo sui ragazzi proprio per attrezzarli e per dare loro quei meccanismi di autodifesa contro le intimidazioni ambientali che sono all'interno delle fenomenologie che osserviamo nella scuola, i ritiri, le ripetenze, l'abbandono scolastico come evento, ma quelle che è la correlazione, quindi percepire da parte loro, responsabilizzarsi e impegnarsi, che le conoscenze sono sempre e sono sempre dirette al mondo del lavoro, del saper fare, da cui non si può prescindere. Però la scuola si renderà conto, convivendo con le imprese, con queste reciproche sinergie, che deve modificare, rendere più flessibile il proprio curriculum per adattarlo a quelle che sono le esigenze reali del mercato del lavoro. Qualcuno dice che l'alternanza scuola-lavoro, allora che farà? Abbandonerà quello che è il modello culturale e sociale della nostra scuola e si piegherà alle esigenze delle imprese? Non è certamente così. Adatterà i propri percorsi a quelle che sono le esigenze reali del mondo del lavoro.